Ben ritrovati gentili telespettatori per una nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. In prima pagina un servizio che arriva proprio da Rovigo e parla della banda dei santuari. Il territorio è stato invaso in questi ultimi tempi da molti furti tipici religiosi in queste chiese importanti o santuari. Si apre, per quanto riguarda le indagini, una pista. Sentiamo. Il furto all'interno del santuario della Madonna del Pilastrello non è un caso isolato. Le indagini sulla razzia sacrilega compiuta il 13 dicembre, quando due ladri a volto coperto hanno trafugato ex voto ori e corone sulla statua della Madonna Nera, riuscendo a spaccare la teca dall'edicola già presa di mira, ma senza successo a giugno, si intrecciano inevitabilmente con quelle avviate dopo gli altri casi eclatanti registrati negli ultimi giorni in Veneto. L'ipotesi è che possa esserci dietro a furti così odiosi una vera e propria banda, specializzata nei colpi in luoghi di culto, o un gruppo che ha preso di mira le offerte votive di alcune delle più importanti chiese della zona. Quanto accaduto alla Madonna Nera di Lendinara, uno dei principali punti di devozione in Polesine, è lo stesso della Madonna dei Miracoli a Motta di Rivenza. Anche qui, nella notte tra il 2 e 3 dicembre, i ladri hanno attaccato la cappella votiva del santuario, cercando invano di sfondare la vetrata che protegge la statua della Vergine contenente ex voto dei fedeli. Alla fine sono riusciti ad appropriarsi solo di qualche moneta contenuta in una cassetta delle offerte e di qualche oggetto d'oro. Nella notte, poi, tra mercoledì e giovedì scorso, nel mirino dei ladri sacrileghi è finita la Madonnina del Mare, conservata nel Duomo di Santo Stefano a Caorle. Tale furto e danneggiamento avvenuto in un santuario così caro al cuore della nostra gente, ha detto il patriarca di Venezia, deve spingere tutti a riflettere sull'importanza e il valore che i luoghi sacri rappresentano per la popolazione, per la sua storia e il territorio. I carabinieri, la cui patrona è proprio la Madonna, sotto l'appellativo di Virgo Fidelis, stanno lavorando senza sosta su video e materiali diversi in grado di individuare i ladri. È stata arrestata a Padova una donna che, dopo aver scagliato un grosso sasso contro la vetrata di un'abitazione in via San Pietro Viminario di Pernumia, mandandola in frantumi, vi si è introdotta rubando alcuni gioielli alla somma di 750 euro circa, per fuggire subito dopo a bordo di una Citroen C2. Le cose non sono andate però molto bene per lei, perché la fuga non è durata molto, poiché dopo aver percorso pochi metri la donna ha tamponato un'altra macchina. Così sono scattate subito quelle che sono le indagini e il dispositivo di ricerca dei carabinieri, e una pattuglia di Monselice ha rintracciato e bloccato la donna, che a piedi non era riuscita a fare molta strada dal luogo in cui si era verificato l'incidente stradale, senza alcuna conseguenza per le persone. Per fortuna stava fuggendo. Fermata, è stata presa a carico quella che era la refurtiva che la donna aveva portato via da questa abitazione, e insieme quindi anche ad alcuni strumenti da scasso, ed è stata trovata anche alcuni orologi a bordo della vettura, orologi che ovviamente sono stati sequestrati e che non rientravano tra gli oggetti rubati poco prima, in relazione ai quali quindi sono in corso adesso accertamenti per stabilirne la proprietà. In manette quindi è finita Elisabetta Maior, 27enne, residente ad Eraclea. E adesso torniamo a Rovigo, perché per quanto riguarda quello che è il controllo della viabilità e la sicurezza anche sulle strade, l'autovelox ora raddoppia. Sentiamo. L'autovelox fisso sulla strada provinciale Adria Loreo non sarà più solo. È nella intenzione, infatti, di Palazzo Tassoni posizionare un nuovo autovelox fisso in città entro il 2017, potenziando il servizio di controllo del traffico attraverso l'installazione di apparecchiature fisse per il rilevamento elettronico della velocità in entrambi i sensi di marcia sulla strada regionale Adria Cavarzare, la strada regionale 515 Piovese. Il progetto è stato messo nero su bianco all'interno delle linee strategiche di mandato 2016-2021 di Palazzo Tassoni, documento che approderà sui banchi del Consiglio Comunale venerdì alle 15. La decisione è stata dettata dall'alta pericolosità del nodo stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale e ridurre l'incidentalità causata dall'eccesso di velocità. Da anni, infatti, i residenti in località Pontinovi e delle limitrofe località Campelli, Bindola, Sabbioni, Campo, Passetto e Palazzina chiedono all'amministrazione, anche attraverso petizioni, ogni provvedimento utile a inibire la pericolosità di questo tratto stradale, dove la velocità degli automobilisti e i sorpassi azzardati sul lungo rettilineo hanno già provocato gravi incidenti stradali. Sulla vicenda era intervenuto anche il Movimento 5 Stelle, per il quale però l'autovelox da solo non è la soluzione definitiva ai gravi problemi che coinvolgono questa strada.
Forse maggiore per il Movimento 5 Stelle sarebbe la sua efficacia, posizionando anche dei cartelli luminosi con la velocità effettiva e il taglio in punti sulla patente. Qualche anno fa in zona era stato anche installato un Velox Box, dapprima bruciato e poi reso inagibile con vernice spray nera. Dopo che era stato rimosso, i veicoli avevano ricominciato a sfrecciare come prima, e forse di più, tanto che l'amministrazione aveva pensato anche di riposizionare il velobox leggermente spostato in diagonale dall'altra parte della strada rispetto al sito originale. In quel disegno era prevista anche l'installazione di un velobox in via Malfatti, dove era stata danneggiata un'auto civetta della polizia locale, usata come deterrente. Altri velobox ancora in stand-by dovevano essere posizionati a Valliera, sulla strada regionale 443 Adria-Rovigo, a Baricetta in via Inaudi e in riviera a Molaretta. Nei casi specifici il Comune aveva raccolto le istanze dei residenti. Andiamo a Padova, operazione di sgombero condotta da personale del reparto sicurezza urbana della polizia locale in via Bronzetti a Padova, nei locali un tempo che erano destinati alla società sportiva Green Tennis. All'interno dello stabile gli agenti hanno trovato due stranieri, AM marocchino di 47 anni e GF 41enne algerino, entrambi in Italia senza fissa dimora, che occupavano abusivamente l'edificio di proprietà comunale. I due uomini sono stati identificati sul posto e deferiti all'autorità giudiziaria per i reati di danneggiamento e invasione di terreno ed edifici previsti dagli articoli 633 e 635 del Codice Penale. Da controlli effettuati è risultato che entrambi erano già stati denunciati per i medesimi reati, oltre che per spaccio di stupefacenti. Sul posto sono intervenuti anche il capo settore edilizia pubblica del comune ed operatori che hanno provveduto a sigillare le porte dell'immobile per impedire ulteriori accessi. E adesso andiamo in Veneto, una notizia che riguarda anche lo sport appunto in regione, perché è Pietro Ometto il copilota della selezione di Orange 1 Racing. Vediamo. L'idea di Orange 1 Racing è stata sicuramente innovativa. Simone Campedelli ha scelto il suo navigatore di riserva per la stagione 2017 nei rally con la Ford Fiesta R5. Pietro Ometto, 24 anni, di Bassano del Grappa, con 89 gare all'attivo e tanta passione, è stato scelto alla conclusione di una selezione durissima che ha visto partecipare ben 80 candidati provenienti da tutta Italia. Copiloti navigati con palmarès personali importanti si sono messi in gioco con giovanissimi alle prime esperienze che, pur essendo privi di conoscenze maturate sul campo, hanno mostrato incredibili doti naturali, dimostrando che si sta facendo largo una nuova generazione di copiloti. E Orange 1 Racing ha aperto le porte del proprio team per accogliere un volto nuovo nella struttura che nel 2017 parteciperà ai rally con la Ford Fiesta R5. L'iniziativa è stata lanciata su Facebook in collaborazione con motorsport.com. Il riscontro è stato incredibile perché gli esperti di Orange 1 Racing, SC Racing e Rally Not Academy hanno individuato 80 profili, ma solo 20 sono stati portati alla finale, che si è disputata mercoledì 7 dicembre nella splendida tenuta di Borgo Condei, in località fiumana di Predappio, vale a dire sulle colline alle spalle di Forlì. Una giornata speciale, nella quale i navigatori hanno dovuto mettersi alla prova scrivendo le note di un tratto di speciale che poi è stata ripercorsa sul sedile di destra con Simone Campedelli, Claudio Micci, prima delle prove pratiche, ha preparato i candidati con un corso Rally Note, il metodo che sempre più si sta diffondendo nei rally per dialogare con il pilota durante le prove speciali. Divisi in quattro gruppi di lavoro, i naviga hanno dovuto dimostrare qual è la loro preparazione tecnica nel conoscere il regolamento tecnico e sportivo. Sono stati torchiati da Gabriele Palmitesta, team manager di BRC, che ha valutato anche la conoscenza della lingua inglese, oltre alle problematiche che si possono affrontare in una gara. Silvia Zanella, responsabile della comunicazione di Orange 1 e direttore di motorsport.com, Franco Nunez, hanno cercato di scoprire quali possono essere le capacità comunicative dei candidati, costretti a rispondere anche a domande molto provocatorie. Alla fine di una giornata particolarmente intensa di formazione sono stati individuati tre finalisti. Tutti i partecipanti hanno evidenziato eccellenti qualità di base, ma a passare alla selezione sono stati tre giovani under 25, Elena Poggi, Nicolò Salgaro e Pietro Ometto, che hanno proseguito la propria formazione per altri due giorni a Borgo Condé, alternandosi al fianco di Simone Campedelli e di Andrea Navarra, ex campione rally, per la scrittura e la lettura delle note.
Pietro Ometto si è meritato la nomina a vice copilota di Simone Campedelli. È un sogno che si avvera, ammette il bassanese. Sarò presente a tutte le gare di Simone e avrò modo di migliorare il mio bagaglio di conoscenze, partecipando ai test che la squadra sosterrà in preparazione della stagione 2017. Uno su 80 ce l'ha fatta, ma l'esperienza è stata formativa per tutti i 20 selezionati che sono stati invitati a Borgo Condè. Ciascun partecipante ha avuto l'opportunità di approcciare una metodologia di lavoro altamente professionale per arricchire il proprio bagaglio di conoscenza. La selezione è stata difficilissima, chiude con entusiasmo Simone Campedelli, perché i ragazzi erano molto preparati. Ciascuno di loro è riuscito a colpirmi per un motivo o l'altro e posso dire che almeno 8 di loro avrebbero meritato di vivere l'opportunità che offriamo a Pietro. L'iniziativa è stata bellissima anche perché ho avuto modo di misurare quale sia la passione e la dedizione con la quale questi giovani si preparano a vivere i rally, per cui è un motivo di vanto che Orange 1 Racing apra le porte a un giovane mondo che può farlo affacciare al professionismo. Non ci sarà alcun monitoraggio puntuale della catena alimentare veneta per quanto riguarda la contaminazione da PFAS nelle province di Verona, Vicenza e Padova, utile per far chiarezza anche sui casi gravi balzati alle cronache nazionali. La maggioranza compatta ha deciso di bocciare la nostra richiesta di avviare una campagna approfondita per verificare la presenza di sostanze perfluoroalchiliche, informando coltivatori, produttori e consumatori. Il riferimento si legge nella nota del consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni e all'emendamento respinto al collegato di bilancio presentato insieme a Cristina Guarda della lista Alessandra Moretti Presidente, che prevedeva di destinare 400.000 euro per il 2017. Il problema resta in tutta la sua evidenza, permane ancora incertezza sulla catena alimentare, aggiunge Zanoni, che così prosegue. Sulla questione avevo già presentato un'interrogazione chiedendo alla Giunta quali fossero i controlli in vigore, anche alla luce di quanto emerso in una puntata della trasmissione televisiva Le Iene, andata in onda lo scorso ottobre e fatto un esposto al Tribunale di Vicenza. Nel servizio era stato sottolineato come dai rubinetti di 300.000 persone delle province di Verona, Vicenza e Padova uscisse acqua inquinata da sostanze tossiche. Allevatori e agricoltori avevano dichiarato l'utilizzo, in determinati allevamenti di tacchini e di galline ovaiole, di acqua da pozzo contaminata, aggiungendo poi che i prodotti venivano venduti ad un gruppo della grande distribuzione. E dopo questa notizia, gentili telespettatori, vediamo quelle che sono le previsioni del tempo con il meteo. Un abbraccio virtuale a tutti gli affezionati a ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 21 dicembre 2016. Pressione in graduale aumento, migliora al nord, ultimi temporali in Sardegna e sulle zone ioniche. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord, come detto, avremo ultime piogge al nord-ovest, specie in Piemonte. Altrove tempo più asciutto e soleggiato. Spostiamoci al centro, al mattino ultime piogge sulle regioni adriatiche, sole invece su quelle tirreniche, ancora temporali in Sardegna, specie sui settori tirrenici. Raggiungiamo infine le nostre regioni meridionali, continuano i temporali e i possibili nubifragi sulla Calabria ionica, in serata anche sulla Sicilia orientale, piogge anche in Appennino, più sole altrove. Come saranno i venti? Saranno di scirocco sui bacini centro-meridionali, di nord-est altrove. Concludiamo come di consueto con le temperature previste. Le minime risultano essere comprese tra meno 1 e più 9 gradi al nord, 5-15 gradi al centro-sud e sulle isole maggiori. Di giorno invece prevediamo 5-14 gradi al nord, 8-16 gradi al centro e fino a 18-19 gradi al sud. Il meteo.it vi invita a mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, così da rimanere sempre aggiornati sulle nostre news. Arrivederci. Bene, finisce qui l'informazione per quanto riguarda i telegiornali di Padova e Rovigo. Gentili telespettatori, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete.